Valerio De Molli, CEO di The European House Ambrosetti per Affari Italiani. Siamo all'evento Think Change for Tech. Ci parli dei risultati dei vostri studi in ambito di intelligenza artificiale? Sì, The European House Ambrosetti, come primo think tank privato italiano, settimo europeo, ha realizzato tra il centinaio di studi strategici che ha fatto quest'anno, uno in particolare appunto sul rapporto tecnologia e lavoro. Ci fa piacere in qualche misura smorzare un po' i toni, ridurre il senso di preoccupazione rispetto a chi ritiene che la tecnologia, la robotica, l'innovazione, l'intelligenza artificiale possa distruggere posti di lavoro e lasciare sul lastrico una serie di lavoratori. Non riteniamo questo. Nella nostra analisi sono 3,2 milioni i lavoratori a rischio sostituzione della tecnologia, quindi della robotica, dell'intelligenza artificiale, di tutte le innovazioni tecnologiche importanti che stanno arrivando e arriveranno ancora di più nel futuro. 3,2 milioni nei prossimi 15 anni, sono circa 200.000 all'anno o poco più. Pensate che nell'ultimo decennio il nostro sistema economico ha riciclato, rigenerato, riorientato ben 143.000 lavoratori ogni anno all'interno dei diversi settori economici. A fronte di un settore come l'immobiliare, che ha perso il 40% degli occupati in un decennio circa, ce ne sono molti altri che ne hanno generati più che proporzionalmente, e parliamo dei settori dei servizi alla persona, del turismo, della sanità per esempio, della cultura, dell'educazione e di tanti altri. Quindi abbiamo un sistema economico nel nostro sistema paese molto dinamico, molto attivo, che è in grado da solo di rigenerare, riqualificare e riorientare un buon numero di persone. Questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia, non significa che il nostro sistema paese, il nostro governo non deve preoccuparsi di creare le condizioni per fare formazione, per riorientare le competenze verso quelle frontiere del sapere, della tecnologia che sono indispensabili oggi. Quindi c'è molto da fare per gestire il cambiamento, ma non dobbiamo essere disperati. Diceva sempre Ward, è molto meglio essere sulla penisola degli ottimisti che sull'isola dei disperati pessimisti.